Benvenuti alla puntata numero 14 di Electric Motor News. In questa puntata avremo un servizio molto particolare perché è stata inaugurata la tratta ciclabile tra la stazione di Verdelo Dalmine e il comune di Dalmine nella Bergamasca. Una importante iniziativa che vede coinvolti diversi comuni di Bergamo, quali Verdello, Verdellino, Levate e Dalmine, e anche l'organizzazione e la promozione di Agenda 21, Isola Bergamasca, Dalmine, Zingonia. E vediamo tutto quello che è successo in questa inaugurazione con il primo blocco in questa puntata, dove sentiamo prima di tutto quello che è in sé il progetto, che è molto complesso e molto difficile da realizzare ed è stato fatto grazie a una grande collaborazione di diversi enti. Poi parlerà Andrea Seghizzi, che è l'assessore dell'ambiente del comune di Verdellino, e Roberto Lomuto, che è assessore dell'ambiente del comune di Levate. Quindi vediamo tutto questo in questo primo blocco di Electric Motor News. È stato inaugurato con una biciclettata il nuovo sistema di noleggio di biciclette a pedalata assistita che collega i comuni bergamaschi di Verdellino, Levate ed Almine. Spendendo la piccola cifra di 1,50 € all'ora, gli utenti del progetto Ciclostazione, promosso dall'Associazione dei Comuni per l'Agenda 21 Isola Bergamasca, Dalmine e Zingonia, potranno noleggiare una bicicletta Frisbee Dinghy fornita da Tecnosystem ed utilizzare sia le piste ciclabili che le stazioni di ricariche allestite. La Ciclostazione di Verdellino si trova nel piazzale della stazione ferroviaria Verdello Dalmine, mentre quella di Dalmine nel piazzale di fronte alla biblioteca. A metà strada di questo percorso, nel quagliodromo di Levate, è stato allestito un distributore dove è possibile fare il pieno di energia. Coloro intenzionati ad utilizzare maggiormente il servizio di noleggio di biciclette a pedalata assistita avranno la possibilità di sottoscrivere l'abbonamento per diversi periodi di tempo, al prezzo di 10 euro per quello settimanale e di 35 euro per quello mensile. Il progetto è stato realizzato con il contributo della Fondazione Cariplo e la sponsorizzazione della BCC di Treviglio e promosso dall'Associazione dei Comuni per l'Agenda 21, primo passo di altri progetti articolati in diversi comuni del territorio.